Se si pensa che un terzo del mondo ha un reddito pro capite di 30.000 lire l'anno, ma non come voi, non come abbiamo vissuto noi fino ad ora, no? Non ti pare, cara Silvia? E anche voi, miei cari ragazzi? E tu, caro zio, che viaggi sempre solo con la Jaguar, e tu, cara suocera, che a 70 anni, non per infacciare scusa, ma ti fai una dentiera smontabile di 3,5 milioni. Perché vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra, che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce, tutti i cazzi che ve se fregano! Costano molto e per procurarsi di qualcuno bisogna depredare. Ecco perché si fanno le guerre. È permesso? Ecco perché si fanno le guerre, è un film con Alberto Sordi, Finché c'è guerra c'è speranza, degli anni 70, 1975, parole che sicuramente calzano a pennello anche per questi nostri giorni. Qualcuno bisogna depredare per avere la ricchezza nell'Occidente e di guerre se ne continuano a fare, si creano profughi, migrazioni importanti, si guadagna anche sulle migrazioni. Di questo parliamo stasera a TV7 Match, cercheremo di capire anche qual è il business, il giro degli armamenti, come sono cambiate le esportazioni di armi, anche dell'Italia. Allora, vi presento gli ospiti di questa sera, inizio dalla mia sinistra, abbiamo Giorgio Peretti, Italia dei Valori, buonasera. Buonasera a tutti. Al suo fianco Settimo Gottardo, ex sindaco di Padova, buonasera Gottardo. Al suo fianco Mirko Gastaldon del Partito Democratico. Buonasera. Il nostro editore Ermanno Casen, buonasera. Al suo fianco Giovanni Putoto di Medici con l'Africa Cuam, con lei parleremo di che cosa vuol dire lavorare in zone d'emergenza, in zone critiche, abbiamo visto colpiti gli ospedali. Buonasera, effetti collaterali, chi lo sa, ne parleremo dopo. Volentieri. Roberto Caon, parlamentare di Fare. Buonasera a tutti. Caon, io inizierei proprio da lei, visto che è a Roma e che si è parlato tanto in questi ultimi giorni di questa richiesta di un intervento, tra virgolette, operativo in Iraq. All'Italia si chiede, è stato chiesto, di intervenire, di partecipare all'azione armata, quindi non più come semplici ricognizioni o quant'altro, ma qualcosa di concreto, ci chiedono di sganciare la bomba. Ne parlate a Roma? Cioè, che aria tira? Diciamo che se ne parla, però non è ancora stata affrontata in Parlamento questa cosa. Perciò io penso che prima di fare questa azione, secondo la Costituzione, deve passare per il Parlamento. Ci sono tre domande da farsi. Siamo un paese confinante, tra virgolette, mediterraneo. Non so se convenga essere in questo caso noi che facciamo questa cosa. Io non sono contrario che Putin sia andato a creare ordine sotto certi aspetti, purtroppo, perché nessuno vuole la guerra, nessuno piace la guerra. Però comincia a diventare un problema planetario, l'immigrazione che si sposta a un continente perché ci sono dei problemi là, perché quel bambino che ha detto se io non ho problemi a casa mia perché devo venire a casa vostra, da lì parte tutto. Allora o questi problemi si risolvono in maniera democratica o purtroppo ripeto, bisogna anche colpire queste persone che creano queste disfunzioni mondiali. Certo, però questo intervento di Putin, come dicevo in apertura, questa dimostrazione di forza, agli interventisti sicuramente è piaciuta. Agli interventisti è piaciuta, penso che in questo caso qua... Rispetto alla posizione occidentale che allora, era un allora più, io, più io, grande, io, forse, io no? Faccio un po' un trascorso lo storico. Ci sono state delle guerre e a un certo punto l'opinione pubblica era completamente contro, le bandiere della pace fuori in ogni balcone c'era la volontà che la guerra non ci fosse, cioè il popolo non voleva, non è che ci voglia la guerra, sia chiaro, però questi interventi così fatti così in maniera senza capire e l'America si era presa, come posso dire, la responsabilità anche di una guerra che nessuno voleva. Questa volta sono cambiate un po' le parti. Non va l'America a fare l'intervento, ma va la Russia. E
dovuto dal fatto che la gente, diciamo, il panorama europeo non vuole questa immigrazione fatta su questo sistema. Tra virgolette, l'opinione pubblica sta venendo meno a quell'unità di idee che aveva nel momento che si è nato in Iraq o in qualche altro paese quando le bandiere della pace venivano fuori così in maniera facile. Oggi c'è un'atmosfera diversa. Ripeto, prima di andare in guerra bisogna vedere se ci sono tutte le possibilità, tutte le modalità democratiche per riuscire a creare pace, a creare un sistema di vita che anche in quei paesi possono portare avanti il loro sistema di vita. Poi il discorso di interventismo, se è stato giusto o se è stato sbagliato, tagliare teste o creare questo sistema, diciamo così, che in ogni paese non c'è più pace, e ripeto, partiamo quel bambino e detto: se noi non abbiamo problemi, perché dobbiamo venire a casa Casa vostra? vostra, certo. È da lì che noi dobbiamo partire. Il problema è questo, dobbiamo risolvere questo problema Questo qua. problema. Gastaldone, lei di che idea è? Bisognerebbe intervenire? Sono ipotesi ancora, no? Però si stanno valutando. Dal 2010-2011 le cosiddette primavere arabe hanno lasciato un vuoto di potere. Purtroppo, per quanto si voglia perseguire un sistema democratico, in questi paesi non c'è stata la possibilità. Abbiamo visto anche l'Egitto come ha avuto serissimi problemi a tentare di darsi un governo. Addirittura più governi si sono succeduti, anche con forti frizioni civili all'interno dello stesso paese. In questi paesi non si è sviluppato un sentimento democratico e purtroppo ha preso piede nel vuoto l'ISIS. L'ISIS non è una realtà con la quale riesce a dialogare, avere delle mediazioni, l'abbiamo visto, quante persone sono state decapitate e anche la spinta che inducono con queste migrazioni, che naturalmente scappano, in qualche misura anche incentivate da loro affinché arrivino nei nostri territori, voi perché sono migranti giustamente anche per condizioni economiche, ma anche perché Perché fuggono da guerre, essendo in dittatori e fuga da guerra, quant'altro. giustamente vengono a trovare una risposta nei nostri territori. Con l'ISIS non si dialoga. 4 anni sono stati vani e il vuoto di potere ha fatto sì che loro prendessero quelle zone dove oggi è difficoltoso andare a intessere qualche rapporto. Purtroppo, come diceva anche Kaon, non c'è misura diversa. Io non credo, purtroppo, aggiungo ancora una volta, che i bombardamenti risolvano questo. Sappiamo che ormai da 2 anni questi, prima con l'America attraverso droni, poi con aerei a bassa quota, si ripresenta la necessità di bombardare, ma questo non ha frenato e non ha aiutato quelle truppe in Afghanistan piuttosto che in Iraq a riconquistare il territorio che è stato occupato. È brutto dirlo, ma se non ci saranno anche dei movimenti di terra, difficilmente queste bande, perché stiamo parlando di realtà tribali che dopo si trasformano sotto la bandiera nera, riusciranno a essere sconfitte. Abbiamo visto come loro intendono governare quei territori attraverso la paura e il dramma che quotidianamente perpetrano sulla popolazione, oltre che i danni che possono causare su questa popolazione, anche sui paesi vicini. Abbiamo visto in Armenia, piuttosto che nei paesi confinanti, quanto forte sia la pressione che inducono e quanto attraggono un'opinione pubblica, a volte, scusami il termine, labile, tutti i foreign fighters che vanno in quei paesi, che poi tornano nei nostri territori, portano sicuramente una pressione anche a livello di opinione pubblica e questo sicuramente non si riesce a dialogare con una realtà così composita e anche molto fuggente, non c'è una realtà con cui parlare o degli emissari con i quali intessere dei rapporti, almeno questo non è nelle mie conoscenze, non si vede la possibilità per ora di dialogare. Il dramma che quotidianamente portano avanti induce solo un intervento, purtroppo. Purtroppo. Gottardo, perché ci hanno chiesto di alzare il nostro livello di intervento, secondo lei? Beh, già a me non piace che ce lo chiedano, perché se ce lo chiedono gli americani vuol dire che hanno interesse loro. A me non piace mica questa cosa. Ma prima di entrare nel merito di questo, io vorrei fare due considerazioni preliminari. La prima è una domanda. Il nostro paese è culturalmente pronto? È in grado di affrontare culturalmente un'ipotesi di guerra? Che sia che si bombardino con l'aereo, sia che si... insomma, un'ipotesi Beh, di guerra. però negli ultimi anni comunque abbiamo avuto Eh sì, una parte abbiamo attiva in avuto queste una piccola, operazioni. una, un, malvolentieri siamo andati in seguito nella questione
Libia. Della Libia, e non l'avessimo mai fatta, e perché ci hanno costretto a seguire, se no ci portavano via anche quel poco che l'ENI ancora possedeva lì. E precedentemente avevamo avuto l'esperienza del Kosovo, ma diciamo erano esperienze molto, molto limitate. Ecco. Qui si va a andare nel cuore del conflitto medio orientale, che è un conflitto che si voglia o non si voglia è enorme ed è in qualche misura noi dovremmo poi intervenire, è enorme e complicatissimo, e io mi domando se abbiamo una cultura in Italia e in Europa per affrontare l'islamismo politico, non l'islam, l'islamismo politico, perché lì si tratta dell'islamismo politico, che fanno dell'islam una guerra. Sì. Ed è una cultura, è una civiltà, che si voglia o non si voglia, può anche non piacere, però questo è. Ed è un islamismo che ha due poli, è una roba complicata da avvicinarsi. Ha il polo sunnita, quello dell'ISIS, con tutta una, che ha un'idea precisa, loro hanno un'idea precisa, è quella di fare un califfato che arriva fino alla Mecca, tanto per essere caro, dalla Tunisia alla Mecca. Per quello gli arabi si sono, i sauditi un po', che pure loro sono sunniti, sì, sia pure di una variante wahabita, ma sono sunniti. E l'altra posizione. Adesso hanno capito che li portano via la sedia da sotto il sedere, sia degli Emirati, che sono sempre quelli, sono sempre sunniti, sia dell'Arabia Saudita, dei sauditi, quindi siamo in grado di affrontare l'aspetto del sunnitismo che vuole uno Stato, lo chiamano il califfato, che va da tutto il vecchio Nord Africa, dal Maghreb giù fino all'Arabia Saudita, e l'altra versione dell'islamismo politico che è quello sciita, quello dell'Iran. Per cui gli americani, non riuscendo a fronteggiare tutto questo marasma, hanno chiuso il rubinetto con l'Iran grazie alla mediazione di Putin. Dice, almeno uno teniamocelo buono. Prendendo atto che quella... L'Iran è che ha già mandato i soldati, tra l'altro. Certo, che prendendo atto che quella, questa seconda parte comunque di islamismo politicizzato, che è in guerra con la prima parte, che è quella sunnita, i sciiti contro i sunniti. Però... sono una situazione ancora più grave, perché è una parte di islamismo politicizzato che è in mano all'atomica, di fatto. Gli americani le ritardano, ma di fatto il nucleare ce l'hanno già in mano, Teheran ce l'ha in mano. Quindi mettersi a entrare su questa cosa qui, e mi pare che bisogna stare sempre molto attenti e molto prudenti, anche sapendo i limiti dei nostri, diciamo, anche interessi italiani. Certo, mi scusi un attimo, Gottardo, volevo chiedere al professor Casen, saremo capaci di dire di no? Siamo nelle condizioni di poter dire... Dipende da cosa ci danno. Se ci rilasciano di nuovo un potere sulla Libia, probabilmente qualche politico italiano, il Presidente del Consiglio, potrebbe accettare, d'altro canto, qualche bomba in più, qualche bomba in meno, in tutte quelle che vengono lanciate ci possono stare. Non lo dico positivamente, ma questa è la realtà delle guerre. Le guerre sono scambi di equilibri, dove se io sto da una parte devo agevolare una certa cosa in cambio di qualcos'altro dopo, no? E questo è il mondo che sta girando in questo momento. Ma quello che mi preoccupa di più è che è venuto fuori un tale caos da questi paesi, che sono ricchissimi potenzialmente, e difatti viviamo della ricchezza di questi paesi, sono talmente ricchi che noi dobbiamo mettere delle guerre per potersi impossessare delle loro risorse, perché sennò noi saremo poveri, perché potenzialmente noi non abbiamo risorse. Ci siamo organizzati, abbiamo messo in piedi delle aziende, delle industrie, tutto il petrolio e tutto il carburante che gira nelle macchine la mattina, che intasano la tangenziale di Padova, è da là viene. E se non venisse da là, andremo in bicicletta. Ma noi in bicicletta non ci volevamo più andare. Sì, ci andiamo perché facciamo sport, ma al lavoro ci andiamo in macchina.
E no, d'altro canto non ci sono nemmeno più strade per andare in bicicletta o qualche cosa in alternativa. No, ho una moto veloce, ho il motorino, devo lasciarlo a casa. E allora è un meccanismo perverso da cui non riusciamo a liberarci. E quindi queste bombe di cui mi chiedeva conto sono perfino simpatiche, perché io mi ricordo quando c'è stato, e Gottardo sicuramente mi aiuterà, quando c'è stato 74. Nel 74 che i benzinai non avevano carburante. E ci sono stati anche l'austerity. Ma addirittura ci sono stati litigi e ci sono venuti fuori anche i morti, perché qualcuno ha tirato fuori il coltello e ha ammazzato quel ladro perché dice devi far poca benzina, se no non me ne resta più a me. E quindi c'era questo problema. Allora, queste sono le problematiche. Non possiamo vedere soltanto la guerra, la singola bomba, i due aerei che mandiamo noi, sono due, credo. Quattro massimo, quattro tornado. Ecco, che facciamo finta di, magari la sganciamo, ma facciamo finta invece di andare a spiare. Spiare che? Ci sono dei satelliti che vedono, riescono a fare le parole crociate, no? Non serve a niente. Ma per quello che domandavo se avremo la forza di dire di no, perché di fatto in un conflitto dove vediamo i missili vogliamo terra, russi, noi dobbiamo tornare in Libia. Allora, tutta questa cosa della Siria nasce esclusivamente perché gli Stati Uniti, che sono i buoni, non accettano che i cattivi, che sono sempre stati i russi, torno sempre alla guerra di Crimea del 1853, vogliono avere uno sbocco sul mare e hanno avvicinato la Siria dicendo ci ospiti presso i tuoi porti. E naturalmente gli Stati Uniti hanno detto no, perché i russi sono cattivi, non sono più sovietici, ma comunque rimangono i cattivi. No. E allora questa è la soluzione. Ma chi ha finanziato questi gruppi, che ormai sono una decina all'interno della Siria, che si combattono tra di loro e combattono contro Saddam e tutti gli altri? E sostanzialmente sono gli americani, noi, tedeschi, i russi, perché poi alla fine questo paese, che non ha nemmeno grandi risorse, diventa un punto strategico e stiamo preparando una guerra mondiale su una cosa di questo genere. Ripeto, consiglio ai nostri telespettatori di andarsi a rileggere la guerra in Crimea. Sono stati 4 anni di disastri mostruosi con centinaia di migliaia di morti per nulla. Tutto è rimasto esattamente come prima. E questo se allora, questo è da dove andarsi, non tanto la singola bomba, se il signor Renzi dirà vai e buttala, eccetera, così in cambio ci lasciano mantenere i nostri pozzi petroliferi da qualche altra parte. Certo, ecco, c'è anche da dire che intanto che si alzano in volo i caccia russi piuttosto che gli aerei italiani o quant'altro, c'è il contatore degli incassi di chi produce le armi, che salgono vertiginosamente. La NATO mette subito in campo delle esercitazioni, delle manovre, tutta questa dimostrazione di forza alimenta ulteriormente il business della vendita delle armi. Giorgio Peretti, è così? Adesso poi vedremo anche delle grafiche, magari così cercheremo di capire com'è cambiato in questi ultimi anni. Io penso che, sì, tornando al discorso dell'attacco che si vuole fare, quindi coinvolgere ulteriormente l'Italia in questi conflitti, bisogna dare palla al Parlamento e fare in modo che il Parlamento appunto si esprima in questo come rappresentanza dei cittadini. Purtroppo l'Italia è coinvolta, come si diceva prima, dal 2012 in Afghanistan, piuttosto che abbiamo visto Libia 2011, Kosovo, eccetera, però poi sì. Allora, queste qua sono, questo è un grafico relativo al periodo 1990-2014 delle esportazioni di armi dell'Italia verso i paesi della NATO, Unione Europea, e verso i paesi extra NATO. Come vedete, in questo arco di tempo le esportazioni si sono praticamente
equivalse, insomma praticamente siamo 50 e 50 tra le due, tra le due appunto aree. Invece se vediamo la grafica successiva, vediamo se la regia riesce a proporcela, eccola qua, questo qui fa riferimento agli anni 2010-2014, allora come vedete il, allora c'è il valore in miliardi di euro, quindi tra il 2010 e il 2014 abbiamo esportato 9 miliardi di euro verso i paesi extra-NATO e 5,4 all'interno dei paesi NATO Unione Europea. Quando diciamo NATO Unione Europea c'è Germania, Stati Uniti e quant'altro. E vediamo invece adesso anche la grafica successiva, così ci facciamo un po' un'idea, qui ne scorrono anche altre. Era l'ottava che ci serviva e che era quella relativa ai primi 15 paesi destinatari delle autorizzazioni all'esportazione. In pratica tra il 2010 e il 2014 al primo posto c'è l'Algeria, al secondo posto l'Arabia Saudita, i nomi sono scritti in piccolo, al terzo posto gli Stati Uniti e poi viene Regno Unito, Germania e quant'altro. Se invece si vede, non abbiamo la grafica, ma si guarda il periodo 1990-2014, al primo posto invece come esportazioni l'Italia ha esportato verso gli Stati Uniti. Questo significa che negli ultimi 5 anni abbiamo, diciamo, tra virgolette, preferito Algeria e Arabia Saudita. Ecco, questo per dire come del resto vale per tutte le leggi di mercato, si va dove il mercato tira, chiaramente, e in questo caso l'Italia non si è tirata indietro da questo punto di vista, anche perché, Caon forse mi può aiutare, c'è un'autorizzazione ministeriale per le esportazioni delle armi. Sì, però in ogni caso ricordiamoci che tante volte le armi non vanno direttamente in quel paese. Sono triangolate. Esatto, sono triangolate, perciò questi dati sicuramente l'Algeria fa come da ponte di scambio, ma sicuramente non si fermano in Algeria, vanno in altri paesi che adesso si viene a conoscenza quando partono le guerre, siamo a conoscenza, riusciamo a capire arrivate. Dove, quindi tante per volte, quanto ci sia un controllo interno, non c'è solo la triangolazione, c'è anche fanno il giro del mondo, insomma fanno anche 4-5 posti. Se oggi c'è l'Algeria, insomma l'Algeria è nel punto centrale del Maghreb, da una parte abbiamo il Marocco, dall'altra parte abbiamo la Tunisia, c'è la proprio in centro del Maghreb, perciò anche logisticamente ha un motivo. Certo. Penso certo. Così è. Sì, certo. Beh, Peretti, scusa. Allora, sì. Effettivamente l'Italia, come abbiamo visto, io ho poi dei dati, lo stesso relativi agli export, e vediamo appunto armi comuni, primi 10 esportatori al mondo, decennio 2003-2012, l'Italia assume sul totale un 19%, quindi davanti a Germania e anche a Stati Uniti. Cioè, vediamo quindi che poi potremo entrare nel merito su dove le produciamo, no? Nel comparto bresciano. Con certo, naturalmente le industrie. Purtroppo questi primati non sono così di pubblico dominio, nel senso che non è che se ne parli tanto. Di solito si guarda alle armi come produzione ad uso civile, nella realtà poi vengono riconvertiti. Allora, esiste, sì, si parlava prima della legge 185 del 90 che è sul commercio delle armi all'estero, e quindi ci vuole una spiegazione, spiegare al Parlamento dove vanno a finire, no? Spiegare agli italiani. Però nella realtà il traffico delle armi dall'Italia è fuori controllo, cioè non è che ne abbiamo, c'era molto più controllo ai tempi di Andreotti, appunto, che era anche stato appunto il fautore di questa legge, in cui entrava nel merito di dove andavano a finire. Purtroppo oggi il governo Renzi, non è sempre che non abbia qualche integrazione da fare, non entra proprio nel merito di dove è che vanno a finire queste armi, per cui la lobby delle armi è potente, lo sappiamo, e da quello che succede in questo momento nel mondo vediamo che il trend è positivo e il primato di esportazione rimane per l'Italia, e vediamo che queste lobby fondamentalmente hanno solo che piacere nella produzione. Però non vorrei fare una colpa allora, alla produzione di armi. Però se non vengono in Italia vanno in un paese magari al limite che
Sì, beh, sicuramente poi vediamo, qualità, poi sappiamo anche che in questi conflitti gli armi sono soprattutto russe e cinesi. Se uno sposta 50 tonni in Slovenia, partono dalla Slovenia e... No, ma fa specie il fatto che appunto l'italiano appunto sempre è una brava persona, però poi alla fine bisogna entrare nel merito di quantità, si parla di 50 miliardi di euro, cioè Italia 54 miliardi di euro di vendita di certo. armi. Beh, abbiamo visto anche in Grecia che peso ha avuto il mercato delle armi nell'indebitamento greco, sottomarini e quant'altro, no professor Kasen? Abbiamo visto che con la Germania in questo caso che aveva venduto... Diciamo che il riarmo più elevato in Europa è quello della Grecia, perché avrebbe questo pericolo imminente dei turchi, che poi mi pare che non ci sia, anzi... Tutt'altro, si sono anche messi d'accordo recentemente sugli immigrati in maniera molto civile, più che molti altri. Però chiaramente questo ha creato un debito. Creando un debito ha creato uno spread che è arrivato fino al 23%. Quindi il tasso di interesse è superiore al capitale a questo punto della Grecia. Per questo la Grecia ha bisogno di 80 miliardi di euro che non so come riuscirà mai a ripagare. È come se la Lombardia avesse un prestito di 80 miliardi. Attenzione, l'economia della Lombardia è 4 volte quella della Grecia. Il numero di abitanti grosso modo si equivale, ma però diciamo che il PIL della Lombardia è decisamente più alto. Il problema è che quando gli hanno dato questi soldi li avranno ulteriormente indebitati. O tolgono il PIL, cioè gli danno interessi zero, allora può darsi che sopravvivano, ma non riusciranno mai a restituirli. E allora danno i soldi alla Grecia perché li dia alle banche tedesche, che hanno prestato i soldi quando questi hanno comprato 4 sommergibili e, vado a memoria, 1200 carri armati. È come se la Lombardia comprasse 1200 carri armati. Dove li mette? No, bisogna fare un posto speciale per mettere questi carri armati. A far che cosa non si capisce, perché la guerra è da un'altra parte. Allora questi sono indebitati, no? Ma siccome non avevano i soldi per comprarli, allora le banche tedesche hanno prestato il denaro. Siccome hanno prestato denaro, il problema è che hanno remesso titoli per poter, il PIL è cresciuto sempre, scusate, lo spread è cresciuto in maniera esponenziale. Adesso il debito che si è creata la Grecia è superiore al capitale che hanno prestato le banche. E per pagare quel debito è intervenuta la BCE e la Germania, su consiglio della Germania, perché sennò le banche tedesche avanzano una barcata di soldi. Ma sono tutti soldi virtuali, non sono soldi veri. Non è che questi avessero bisogno di quella cosa. I greci non avevano bisogno di nulla, e tantomeno di avere dei debiti, e di conseguenza sono scaricati invece i debiti della Germania, perché diciamoci chiaro e tondo, così ce la mettiamo via una volta per tutte, la Germania non sta meglio della Grecia, ha solo l'abilità di far girare le cose e di avere la famosa credibilità, come quando si va in banca, se sei credibile ti prestano i soldi, se no sei fritto, no? Ecco, e abbiamo visto con la Volkswagen. Certo. Gli americani hanno fatto parlare. Il fatto stesso che abbiano venduto un tot di debito nostro nel mercato che fruttava uno e che poi dopo 20 giorni fruttava 7/8, questo fa sì che della loro bilancia automaticamente hanno portato a casa un introito che possono metterlo a bilancio. Sì, certo. Contro di noi. Queste, attenzione, non stiamo parlando di guerre, questa è un'altra guerra. Certo, non c'è solo quella delle armi. Giovanni Putoto, Medici con l'Africa Cuam, voi, prima dicevo in apertura, purtroppo in queste guerre, purtroppo, ci sono quelli che sono stati definiti alcuni dicono effetti collaterali, altri dicono invece che non fossero casuali, no? Abbiamo visto in Afghanistan, si diceva anche in Siria, sono state colpite delle sedi di ospedali, di ONG che lavoravano per aiutare chiaramente chi aveva bisogno. Voi da sempre siete impegnati soprattutto in Africa, chiaramente, perché Medici con l'Africa Cuam, però anche voi vi siete trovati a lavorare in situazioni di emergenza, di crisi. Che cosa vuol dire lavorare in paesi così, innanzitutto?
Una brevissima premessa, cioè il Cuba ha attraversato la storia dell'Africa, dei paesi africani, dal periodo dell'indipendenza fino ad oggi, ed è cambiata la natura delle guerre. Negli anni 60 le guerre erano legate ai processi di indipendenza e di affermazione della nazione. Le guerre degli anni 90, che hanno determinato poi una attenzione internazionale molto forte, sono invece dipese e continuano tutt'oggi a dipendere dall'utilizzo strumentale che viene fatto della violenza a scopi politici e di accaparramento delle risorse. Quindi non siamo più legati a obiettivi politici nobili, spesso anche preparati, ecco, dal punto di vista dell'elaborazione politica. I grandi leader africani, lo stesso Mandela, ha attraversato questo processo. Oggi non è più così. E questo è un fattore di instabilità. Allora, lavorare in queste situazioni, ecco, significa prendere atto che ormai anche il sistema sanitario, gli ospedali, un tempo venivano considerati delle zone franche, dei santuari, oggi invece sono dei target. E i target sono dovuti fondamentalmente a due motivi. Il primo motivo è perché vengono utilizzati anche come luogo di rifugio da parte di una delle due parti in causa. È difficile, ecco, mantenere la neutralità completa. E di qui, anche perché magari si è obbligati. È di qui la grande difficoltà a mantenere delle posizioni di reale indipendenza nei confronti dei due schieramenti. Vedi Montecassino da noi. Ecco. E l'altro motivo del fatto che sono oggetto di intervento militare è dovuto al fatto che in qualche modo gli ospedali, la rete sanitaria, quando funziona, ha un obiettivo di ammortizzare le tensioni sociali, perché comunque la donna incinta trova un servizio anche durante il periodo, diciamo così, della violenza sociale e dell'uso delle armi. È chiaro che rompendo questa rete, chiamiamola di welfare minimo che c'è, la tensione cresce ulteriormente, perché neppure un fatto, diciamo, fisiologico come una gravidanza complicata che non ha nulla a che fare con l'evento bellico o di tensione politica, non trova neppure una risposta. E questo la gente poi reagisce. Dunque è cresciuta la difficoltà di capire i processi che stanno alla base dell'instabilità dei paesi, che sono processi prevalentemente di natura politica e economica, dove si fa un uso strumentale della violenza, e oggi è più difficile fornire i servizi in condizioni di stabilità, perché la rete sanitaria, in particolar modo quella ospedaliera, è oggetto di individuazione di attacco. Certo. Andiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo subito, TV7 Match, finché c'è guerra c'è speranza. Tra poco.